installata per anni e alla bomba mancava il detonatore. Grazie. Dal vivo, direttamente dalla scena del crimine. Chi parla? Posso saperlo anch'io. Vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. Dovete interrompere ogni attività criminale e arrendervi immediatamente. Certamente, Jim. Ne ho parlato ai ragazzi, siamo tutti molto dispiaciuti, non lo rifaremo più. Che diavolo sei? Trovarsi invischiato in una rapina in banca non avrebbe certo giovato alla mia reputazione. Era ancora tutto lì, sulla scrivania. E così i rapinatori cercavano i certificati azionari della Acer Corporation, del cui recente successo commerciale si era occupata ogni trasmissione e rivista del paese. I rapinatori avevano lasciato i loro attrezzi sul tavolo. A giudicare dai detonatori, l'esplosivo sarebbe bastato per spedire in orbita la Statua della Libertà. Cielo, quasi mi viene un infarto, stavo per spararti. Alex, è un piacere rivederti. Cosa diavolo succede? Ci sono più cadaveri qui che nell'obitorio della contea. Una rapina, sfruttando un vecchio tunnel in disuso che corre sotto il cavo di Lupino. È per questo che sono gli uomini di Lupino. C'è Lupino dietro a tutto questo, ne sei sicuro? Bel posticino per un appuntamento. Riesci a passare? No, è chiuso. Dobbiamo andarcene. Se Lupino... Alex!
Alex! Non c'era più niente da fare. Era morto. E i suoi occhi senza vita mi fissavano immobili. Alex era l'unico supporto che avevo da 3 anni. A quel punto ero rimasto completamente solo. Doveva aver scoperto qualcosa di grosso. E a Jack Rubino la cosa non era andata a genio. Lupino gestiva il suo giro di sesso, droga ed estorsioni da uno squallido hotel di un quartiere malfamato. Gli sbirri stavano venendo a cercarmi. Potevo sentire il lamento delle loro sirene sempre più vicino. Lupino pensava di potermi incastrare facendomi incolpare della morte di Alex. Di sicuro aveva tutta la mia attenzione. Decisi di entrare nell'hotel, un edificio decrepito e incrostato, frequentato da delinquenti di strada e prostitute dall'aria stanca. Adottai il mio celebre ingresso alla Bogart senza guardare in faccia nessuno. Alla reception c'erano un paio di avanzi di galera con uno sguardo assassino. Il fratello finito. Signore e signori, il dolore fatto persona. Il massimo del dolore. Mi fate morire voi due. Le inventate da soli o avete un suggeritore ufficiale di stronzate? Lasciate perdere. Era una domanda retorica. Ho qualcosa per il grande boss, Lupino in casa. Dipende da chi lo cerca. Un amico? Oppure un fottuto doppio giochista? Non rispondere. È una di quelle inutili domande retoriche. Lupino non è qui, ma vorrebbe dirti addio. Lupino non era in quell'hotel fatiscente. In compenso mi imbattei nei fratelli finito. La mia copertura era saltata e le porte si chiusero alle mie spalle mentre venivo salutato da una cascata di proiettili. Una lettera sulla scrivania attirò la mia attenzione. Capì? Avevo incontrato Lupino una sola volta. Questo perché gran parte del suo racket veniva gestito dal suo fedele braccio destro, Vinny Gognitti. Gognitti era uno schizzato iperteso perennemente sull'orlo di una crisi di nervi. Aveva il cervello per gestire un business di questo tipo, ma gli mancavano le palle. E così finiva per scaricare la tensione su Squillo da 4 soldi. Il piano V avrà luogo nell'hotel. Le parole esatte di Jack sono state: Vinny, a te gli onori della casa. Rico Muerte sarà anche lui della partita. Se qualcosa andasse storto, siamo tutti morti.
Trattate questo tizio con la dovuta attenzione. Qualunque cosa voglia, dategliela. Non facciamo casini o siamo finiti. Il piano V significava una sorveglianza extra, porte sbarrate e un sacco di bifolchi dal grilletto facile. Non avevo visto niente di interessante, ma questo poteva non significare nulla. Rico Muerte era il classico duro spietato. 313. I Finito avevano scribacchiato il numero di stanza di Rico ai margini del foglietto. Gio, Virgilio, tutto bene lì dentro? Non risponderò. Chiama gli altri. Digli di correre subito qui. Ok, ma non possiamo perdere altro tempo. Dobbiamo entrare adesso. Capi, stiamo entrando! Uscire non sarebbe stato facile. La tromba delle scale era chiusa a chiave e l'ascensore fermo da decenni. New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza tormenta continua a investire la nostra regione. Ritenuto dal vice procuratore Jim Bravura, confermato come la droga Valkyria rappresenti un chiaro... La polizia di New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza tormenta continua a investire la nostra regione. Ritenuto dal vice procuratore Jim Bravura, confermato come la droga Valkyria rappresenti un chiaro... La polizia di New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza tormenta continua a investire la nostra regione. Ritenuto dal vice procuratore... Nella conferenza di oggi il sindaco ha confermato come la droga Valkyria rappresenti un chiaro pericolo per i cittadini di New York e come il problema debba essere affrontato con la massima urgenza. La crisi Valkyria che sta sconvolgendo la città si aggrava oggi con l'omicidio dell'agente speciale della DEA Alex Balder, freddato con una raffica di colpi a bruciapelo. Il killer è stato identificato come Max Payne. Il cappio si sta stringendo attorno a questo pericoloso criminale in fuga, ormai braccato da mezza polizia di New York. Avevo appena avuto il mio quarto d'ora di notorietà. Precedente di signori e dame? Lady a me. Se Valentine chiede di essere ricevuto. Grazie, Lores. E adesso? Non dovrebbe parlare così.
Perché mai? Signora, io devo. Marchese, no, glielo proibisco. Non può essere, non potrà mai essere. Ma perché, mio amore, perché? Mio adorato, una realtà terribile, non mi costringa a parlare. Mia regina, devo sapere il motivo. Preferirei morire piuttosto che restare senza risposta. Forse sarebbe meglio così, che fossimo entrambi già morti. Perché in realtà, mio adorato, in realtà io sono vostra sorella. Gli strafatti di Vi sclerarono senza preavviso. Dovevo stare attento.